e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. Citando Walt Whitman, o me o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli, città gremite di stolti. Che v'è di nuovo in tutto questo, o me o vita? Risposta: che tu sei qui, che la vita esiste e l'identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso? Carpe diem! Il mio verso è carpe diem! Non so se vi è piaciuta questa cosa, però è una chicchetta che vi abbiamo portato perché diceva delle cose sensate. Dopo tutta questa tristezza portata da Bob Leonida, era l'unica speranza che abbiamo è che l'uomo possa pensare, no? E che possa portare avanti certi valori che ormai forse non ci sono più. Ma Bob Leonida non vuole rendervi tristi, vuole aiutarvi a ragionare, perché il mondo si può cambiare se cominciate a cambiare da voi stessi, e per cambiare bisogna prendere coscienza di quello che si è e di quello che ci circonda. Di conseguenza noi cosa facciamo? Andiamo in fascia procuro e quindi sfoderiamo le nostre sensazioni. Tutti nudi! Gasmi di sborra! Capezzoli turgidi! Ma a me manca un palumpa! E costa un palumpa sempre, Bob! Ma io non ho capito, ma questa è una banda di pervertiglio! Ah, e quindi visto che passiamo in fascia pro culo, siamo liberi di dire e fare tutto quello che vogliamo. Soprattutto perché c'è sempre qualcuno che ci può ascoltare, no? È un po' che quelli lì non ci rompono, eh? È strano. Non saprei neanche bene cosa aspettarmi, perché dopo questi momenti di grande attenzione che abbiamo riservato per la lingua italiana, la poesia, la fascia protetta, la fascia pro culo, cioè io sono veramente entusiasta e spero... Ma ecco! Ma visto che siamo in fascia pro culo, perché non sentire se al telefono ci fosse un poeta da Nomentana? Pronto? Pronto, buonasera a tutti. Ciao Vita! Buonasera, come sta, poeta? Sono momenti di tristezza, eh? Fatemi parlare. Allora, buonasera, dottori illustrissimi. Mi sento già meglio ora che sono connesso a tutti voi. Però? La lontananza della clinica mi rende triste e malinconico. Che posto fantastico, tutti quei dottori, quell'ambiente tranquillizzante, dove si respirano quei gas che farebbero invidia anche agli impianti dell'Ilva di Taranto. Ma che devo, come posso fare, come faccio a farmi ricoverare un mesetto da voi? E devi prenotare, perché qua siamo pieni di gente, però il primo buco disponibile. Ma perché, che problema c'hai? Sono fortemente malato, dottor. Malato da... cioè... Ho un sacco di indovinelli, tutti belli sistemati come un puzzle da risolvere. Ma i sintomi quali sarebbero? Cioè, è per questo che ci siete ubi, no, dottor? Datemi una mano. Pensate... Vi ricordate l'altra settimana che mi era soggettato lo spirito del poeta di Campo Marzio, no? Sì, aspetta, la show, la show era martedì. Martedì scorso, bravo. Scusa, l'altra settimana me ne è successa un'altra più tosta. Tipo? Domenica, mo fatico, domenica mattina mi è nata una questione di famiglia. Mamma e figlia, come tu furetti, mi si sono scagliati addosso come Sandy, quel tifone che sta a fare i danni a Obama sotto le elezioni, no?
Nigel. Ognuno c'ha le sue croci, eh. Noi abbiamo Bob Leonida. Mi sono rifugiato al bagno per scappare da sto disastro e mentre mi guardavo allo specchio mi sono cominciato a trasformare. Che la cosa dentro, brutta! Mi si è annerita tutta la pelle, nera nera. I capelli mi sono cresciuti all'improvviso e mi è venuto un collo come una colonna piena di vene. E chi è? Ho cominciato a sudare, s'ampillavo come una fontana. Ma mica per caso hai letto La Metamorfosi di Kafka? No, un'altra volta assoggettato. Secondo me sei di nuovo impossessato. Ma chi è che ti si impossessa così? È lo spirito di quel nero americano, quello che cantava le canzoni come se fossero poesie. Ah, James Brown. Bravo. Il mitico James Brown. Quello che giace nella tomba in fondo a lui. Che cantava, si contorceva come l'anaconda vestito psichedelico. Niente, quindi allora urge. Io so come risolverti il problema. Se James Brown si è impossessato di te, l'unico fatemi che può... Fatemi di le parole sue. E infatti, come fai tu a capire che è proprio James Brown? È diventato nero, il collo come un'anaconda. Ho capito, vabbè, ma tipo suonava la tastiera con cieco, no, quello è un altro. No, quello lì è Ray Charles. Sempre. No, beh, cioè, sarebbe Wonder. Diventato cieco se. Wonder, C'è anche Stevie Wonder. Ci vedi? Ci vedi, poeta? Sì, mi vedo. Come ci vedi? Non c'è la webcam. C'è la radio. È un visionario. È un visionario il nostro poeta da 90 anni. Allora, vedi queste parole, Dai. Questo è un mondo che appartiene all'uomo, questo è un mondo che appartiene all'uomo. Ma non varrebbe niente senza una donna a cui dare attenzioni. Vedi, l'uomo ha creato le automobili per andare in giro per il mondo. L'uomo ha creato il treno per trasportare i carichi pesanti. L'uomo ha fatto le luci elettriche per condurci fuori dal buio. L'uomo ha creato il proiettile per la guerra così come Noè ha creato l'arca. Questo è il mondo che appartiene all'uomo, ma non varrebbe niente senza una donna a cui dare attenzioni. L'uomo pensa ai bambini e alle bambine, l'uomo li rende felici perché gli costruisce dei giocattoli. E gli altri uomini fanno tutto quello che possono. Tu sai che l'uomo fa soldi per comprare da un altro uomo. Questo è un mondo che appartiene all'uomo, ma non darebbe niente senza una donna a cui dare attenzione. Lui è caduto in disgrazia, lui è perso nell'amarezza, lui è perso. Finita. Come ti chiami, faccia di merda? Sì, è proprio James Brown, eh. Io riconosco le parole di quel negro di James Brown. Simpatico, sì. Beh, fatemi rischiare sta pelle, per favore, chiamate qualcuno come l'altra volta. Comunque devo dire che guarda che da quando sei un po' scesciato di James Brown, no, hai perso anche l'accento, eh. Non hai più l'accento romano, eh. È successo qualcosa? La gola mi è gonfiata e parlo così. No, perché è la gola da anaconda che... Ma te lo risolvo io il problema. Io ce l'ho. Ce l'abbiamo la soluzione. Billy Crame! Dai, smettila di giocare con la presa di corrente, dai! buonasera. Accidevole, poeta! Sei buonasera. Di nuovo preso! Buonasera. Buonasera. Che devo fare? Sto seduto un'altra volta. Guardi, mentre io ascoltavo la sua situazione, già cercavo di visionare, di visualizzare lo spirito del mitico James e mi sentivo tutta una sex machine. Oh yeah, sex machine. Adesso vediamo un attimino quello che posso fare. Prendiamo un attimino di tempo. Rilassati un attimo perché Billy si sta per concentrare. Grazie ai suoi poteri mediani ti libererà da questa cosa. Ritornerai di nuovo bianco, il collo si sgonfierà e James Brown se ne andrà. Ma io vi voglio dire di più. Ma perché non chiudiamo James Brown? Che James Brown mica è un cretino, È vero, lasciamolo così. No, Billy, lascia stare. Lasciamolo James Brown. Ma io non James Brown niente. Comunque è un bel fantasma. Vi prego, fate qualcosa. Cosa dobbiamo fare? Siamo sicuri? Cosa vogliamo fare?
Io lo lascerei quasi quasi così, eh? Io gli farei uno scherzo. Io gli farei uno scherzo al poeta e lo lascerei così. Non lo spossessiamo, non lo spossessiamo. Poeta, rimani così fino alla prossima settimana. No, no, aiuto. No, ho un'idea. Dica, sentiamo l'idea. Dica, professor Billy. Potremmo allontanare lo spirito di James fino alla prossima settimana. Il poeta ci richiamerà martedì prossimo, perché io posso allontanarlo fino a martedì, diciamo, mattina. Ecco. Ma io ti suggerisco una cosa. Possiamo liberare per 6 giorni. Ma perché non facciamo una cosa ancora più fica? Lo addomestichiamo. Ma chi, il poeta o James Brown? No, questo... il poeta! No, James Brown, no, lo addomestichiamo, secondo me. Allora dai, togliamoglielo, dai. È dai. Impossibile addomesticare James, il mitico Brown. No, togliamolo, dai. Ma magari con un po' di brown sugar. No? Giacomo Marrone non si addomestica. Io ho visto la luce nel frattempo. No, quello è LED. Allora Billy, glielo tolgo, dai, così non ne parliamo più, dai. Mi sentite di qua, va bene, il microfono, mi sentite? Perfetto, perfetto. Sì, io ti sento, non tu. Ok, poeta, concentrati, chiudi gli occhi. Sei davanti a uno specchio? No, sto seduto sul letto. Va bene lo stesso. Ma ti puoi specchiare da qualche parte? Sì, c'ho un quadretto, il quadretto della Madonna. Poeta, digli sì, digli sì. Ok, allora puoi chiudere gli occhi, concentrati, rilassati. Sì. Ci sei? Ok, ok, sono in contatto con lo spirito di James. Adesso un attimino, ecco, ok. Ancora un attimo, ancora un attimo. La vedo sudare, ci stiamo avvicinando. Questa volta è dura, perché attimino. Billy la vedo con le lacrime di sudore. Please, quiet a moment, please, thank you. Oh, it's all right, spirito di James, and ride the lightning. Oh, ragazzi, mi sta schiarita la pelle. Vabbè, Billy fa i miracoli. Troppo? Troppo? Non è che sei troppo luminoso? Oh, Billy, non no, è che... No, è ritornato il colore mio. Perfetto. Sta tornando? Ok. Oh, occhio che si impossessa di questo qua Michael Jackson. No, 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 ma Billy è... Il no, troppo commerciale. Michael Jackson troppo commerciale. Ti faccio una domanda. Ti piacciono i bambini? Non c'è rischio, dottore. No, allora non è Michael, non è Michele, vai, a posto. Sono solo un po' violento in certi casi. No, 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 no. Comunque, allora, hai ripreso il colorito giusto? Sì, mi pare di sì. Il collo com'è? Sto a parlare, il collo mi si è sgonfiato un pochetto, sto un po' a parlare. No, ti è tornato anche l'accento romano? It's alright, poeta. Salutami, Roma. Grazie, grazie. Ti volevo dire, mi ha telefonato... Cioè, veramente io non so come ringraziarvi. Ogni volta riuscite a risolvere dei problemi, ma poi così semplicemente, senza nemmeno vedi che cupolone. Ti saluta Sebino Nela, che l'ho sentito l'altro giorno. Un grande pure Lucia aveva una coscia che era come una colonna, no, il collo. Neanche Conti aveva la coscia come Sebino Nela. Allora, poeta, minchia ectoplasma, allora, questo è l'anima laziale. Mangiato troppo? Mangiato male? No, io voglio dire che sento il poeta, mi libero. È ectoplasma che si libera sempre quando sento il poeta. No, io veramente grazie poeta, grazie, perché tu rappresenti proprio le mie interiora. Allora, poeta, quando vuoi, con chi vuoi e quanto puoi, puoi telefonarci tranquillamente, visto che ci ispiri a noi e noi ci ispiriamo a te. Sempre. Ciao, sempre. Poeta, buonasera, buonasera. È stata accolta agli spiritelli. E non ti fare più impossessare, perché tutte le volte ti fa impossessare. Secondo me tu sei debole di possessione, per quello che... Sì, si impossessa. Guarda, è un periodo proprio che sono impossessato dalla mattina alla sera, è una cosa assurda. Pensa se di te si impossessa relato zero. No, diventa un sorcino. No, io sento che il poeta ha un animo molto sensibile, per questo... per quello che possesso. Yeah, yeah. Buonasera, buonasera. Ma come disse quel vecchio saggio... Grande clinica. Mi impossesso di te. Un saluto sempre a Mario Menisco,
Sì, no, ma cioè, lo stai praticamente salutando, anche perché Mario ogni tanto ci chiama, prima c'ha...